Sì, sto cazzo, guarda quanti nemici ci stanno. E io come minchia li affronto? Non mi avete messo manco delle munizioni qua? Ma siete delle merde. Ok, già è qualcosa. Già è qualcosa. Siete stronzi però, cazzo. Me li potete fare affrontare solo con quattro munizioni che mi avete dato adesso? Mi sa che ci tocca scappare in questa zona. Non li posso affrontare con così poca roba. O scappare o provare. Però sto cazzo, sono tanti. E ci hanno pure visto. Ci hanno pure visto. Prendi. Che cazzo? Che cazzo? Ma siamo seri? Ma pure il vermiciatto adesso gli spunta? Metti giù, fai così e lancia. Fai così. Ok. Per quello che vale. Non so, magari riusciamo in un modo o nell'altro a farli fuori consumando poche risorse. Cioè, muori? Grazie. Quello là sotto ancora non ci ha visto, quindi cerchiamo di non farci vedere possibilmente. Adesso ci faremo vedere sicuro. Sicuro. Poi se girano veramente in maniera sta. Guarda! Non sta fermo allo stesso lato. Ok, per il momento non ci vede. Mo se gira e ci incula male. Eccolo là. A posto. Sto stronzo. Pure le spalle al muro. Non muore. Abbiamo sparato ovviamente tutto il caricatore addosso. Non muore. Dimmi che sei morto. Sei morto. Grazie. Grazie. Mi servivano. Ora, rompiamo qui. Dimmi che c'è un po' di munizioni. Quella per la pistola che. Noi ce ne facciamo un granché. Però va bene. Va bene. E nient'altro in questa zona di merda? Pare di no. Pare di no, sto cazzo, perché in realtà ce n'è ancora uno. Non muoiono. Non muoiono. Che dobbiamo fare se non muoiono? Diamo un colpo solo di shotgun. Bella. Dimmi che c'è qualcosa qui. Qualcosa c'è stava, ma è del gel. Che cazzo, onestamente. Devo andare da quella parte là, vero? No, do ancora un'occhiatina perché magari mi sono perso qualcosa. Qualche munizione così. Invece. Me sa di no. Capito, ma con quale cattiveria? Rompi qua. Che palle! Che ci abbiamo? Niente, non ci abbiamo niente, non ci abbiamo assolutamente niente. Non ho molte altre scelte, onestamente. Cioè, più di fare questo non posso. Non so chi è ancora vivo. Adesso ci servirà sicuramente il fucile da cecchino e io non avrò il fucile da cecchino. Non capisco chi è che è in vita. C'è qualcuno qua che ci può vedere? Qualcuno che striscia? Ok, ci ha visto qualcuno, ma non ho capito chi.
Mamma mia, c'è qualcuno invisibile, ti prego. Pure quello invisibile no. No. Che qua ci perde di vista. Boh, non saprei. C'è qualcuno che qua ci vede, ma non so chi sia. Probabilmente appena attivo qualcuno appeso? Magari. Qualcuno che tipo scenderà malissimo da lì non appena noi gireremo sta cosa. Sicuro. Che qualcuno ci vede. Il problema è capire chi. Comunque non c'è nient'altro qua. No. Che di qua non c'è nessuno. Ah, forse sì. In realtà forse sì, mi sa che è quello. Io posso anche provare. Aspetta. No, non mi ha equipaggiato il fucile a cecchino. No, c'è sta la... Carica. Per quello che vale. Arriverà qualcuno, ma al 100%. Per il momento sembra tutto a posto, ma... che mi fidi più di tanto. Dai, quanto cazzo ci vuole? Senti. Quante siringhe abbiamo? Solo questa? No, due in realtà. Diamoci una curatina. Qua continua a vederci qualcuno, ma in realtà non so chi sia. Forse è veramente quello lì. Che sta a fare il finto morto. Stiamo sprecando troppi proiettili, però, cazzo. Non saprei. Sì, no. In realtà sembra di no. Ma è tutto sto crollo. C'è un po' di fango che scende. Qua non c'è più nessuno, quindi non ho ancora capito chi è che ci dava una sbirciatina in quella zona. Andiamo avanti col fucile a cecchino, ma se vuoi. Checkpoint. Chi cazzo è che ha sparato tutte quelle cose? Ah, ma è tipo una specie di macchinario devastante. Bella minchiata. Forse è meglio che stai giù. Riponi questo. Dimmi che siamo al sicuro. Relativamente al sicuro. Relativamente. Però cazzo, quelli me li devi prendere. Dai. Non ci arrivi? Sei un bastardo, sei. Vaffanculo. No, non rischio la vita. Non me li prende. Mi dispiace lasciarli lì, ma non me li prende. Che cazzo. Ma veramente così poca roba? Senti, carica questo. Andiamo avanti di shotgun per il momento. Sì, che abbiamo preso il salvataggio, ma... Cioè, il salvataggio, il checkpoint, però comunque siamo... un po' in crisi, in realtà. Un altro checkpoint, però i checkpoint buttati a cazzo, onestamente. Mi servono le munizioni. Onde cerebrali anomale rilevate nei soggetti 25 e 33.
Oppure anche nel soggetto 55. L'unico fattore comune è una storia clinica con disordine dell'identità e dissociazione. Le Ma che scarpe merda è? precedenti sulla corteccia prefrontale portano a una Aspè, depressione. aspè, aspè. Istinti suicidi di No, personalità merda. secondaria. Sbaglio sempre il tasto. Devi craftarmi uno di questi esplosivi. Quando la coscienza di sé si allenta, Cambiarlo si magari. arriva a una sorta di stasi. Le personalità sono Quindi che sono tipo tutti morti? concorrenza forzata. Pure Quasi. l'evento si avvicina. Aia. Ah vabbè, li posso ammazzare così questi. Abbiamo sprecato le munizioni. No, non so se mi droppano un po' di gel. Magari. Forse sì, chi lo sa. Vabbè, mi sono lasciato prendere dal panico. Il fatto di non avere munizioni è un casino. E muori? Che cazzo. Sono sbucati praticamente dalle fottute pareti. Va bene. Ancora? E basta? E quanti siete? Ma troppi! Decisamente troppi! Dai, eh! Ti ho rotto veramente le palle! Guarda, stanno sbucando veramente da tutti gli angoli! Sono finiti? No, sono infiniti, mi sa. No, sono infiniti. Continuano a sbucare come se non ci fosse un domani. Perciò non mi darà nel tempo di aprire questa. Infatti. Sti bastardi. Cioè. Io spero che siano finiti. Perché sennò qua non ce ne usciamo più. Oh, per il momento non c'è da nessuno. Forse era veramente l'ultimo. E ci ha inchiappettato male. Bastardo. Ok. Sempre munizioni. Manco col cazzo. Io non so se qua c'è qualcuno. Abbiamo un paio di munizioni della pistola, ma insomma, noi ci facciamo tutto sto granché con le munizioni della pistola. Di qua, se mi abbasso, ci andiamo. Non mi posso abbassare, ok, come non detto. Giustamente, che va, sott'acqua, no. Sott'acqua non se va. Quindi se sca... No. No, io provo a farli fuori quanto più possibile, sti stronzi, perché... Ecco. Se ci attaccano... È un problema. Se non mi danno proprio il tempo... Merda. Ti ho rotto veramente le palle, però. C'ho nemmeno i fiammiferi. Eh sì. Altri? Altri? Seriamente? Cazzo. Cioè, li sciottiamo questi, non sono un grosso problema, però. Questo è veramente un problema. Lui sì. Ma la smette di fare il dito medio? Ma non è sempre il caso di fare il dito medio? Ah, guarda questo. E muorici. E muorici. Dimmi che sei morto. No, no, non sei morto. Non sei morto manco per una sega. Schiacciagli sta cazzo di testa. Niente, non ce la fa a schiacciargli la testa. Ma va a cagare. Vabbè, le teste sono due pure, eh. Che cos'è? Ancora vivo? La finiamo? Aspetta, ammazza questi. Ammazza questi. Ok. Fiammiferi, dimmi di sì. No, non l'ho capito che mi ha droppato, onestamente. Bombe? Sì, mi ha droppato delle bombe. Munizioni pistola. Nel frattempo ne approfittiamo per caricare. Posa la pistola perché... Dai! Mazza questi! Ok.
Ok. Più o meno ok. Continua a schiacciarli. Va bene. Si sono un po' rincoglioniti, però. Se ci attaccano ci fanno comunque danno. Cioè, sono pure un fottio in realtà. Non siamo venuti da qua. Mi sto iniziando a perdere. Siamo in un'altra zona, spero. Un altro checkpoint. Ok. Di qua si può salire. Qua c'è qualcosa. Dimmi che c'è qualcosa all'interno, per favore. No, decisamente nulla. Il nulla più totale. Qui un po' di gel. Proviamo a salire di qua. Questo è quello esplosivo, mi sa. Credo di sì. Che cioè fa comodo, ma fino a un certo punto. Ok, quindi sta zona l'abbiamo vista. Non c'è nient'altro. Sotto non mi sembra che ci sia roba da vedere. Tocca salire di qua. Nota nella grotta, sono sceso troppo a fondo e ovviamente ora è una trappola. Sofia mi aveva detto di fermarmi, ma ero un passo dalla verità. Sapevo che mi attendevo un ostacolo, ma ero così vicino. Ho sentito una leggera brezza provenire dalla crepa in questa porta. Deve aprirsi sull'esterno. Questa piastra sembra incastrarsi e credo sia la chiave. Ma che parte va, da che parte va inserita? 50 e 50. Ora sono qui da un'eternità, incapace di compiere una scelta. Sofia, riuscirò a uscire da qui, ti stringerò tra le braccia, ti dirò che avevi ragione e non ti lascerò mai più. Credo che ha fatto la scelta sbagliata. Non vorrei dire. Mi sa che ha fatto la scelta sbagliata. Mi sa di sì. Ha fatto la scelta sbagliata. Decisamente. Questa è la lastra. Lastra sporca di sangue. Su questa lastra di pietra è inciso un volto su ogni faccia. Sul lato c'è del sangue. Aspetta. Ma io adesso lo posso vedere? Vuota. Sul lato c'è del sangue. Quindi lui ha messo questo, è morto e il sangue gli è schizzato in faccia. Teoricamente. Quindi va questo. Sì. Ok. Va bene. Gli enigmi proprio quelli da basilari, eh? Una volta erano decisamente più complessi gli enigmi nei videogiochi horror, che erano comunque una figata, cioè gli enigmi da risolvere erano tanta roba, adesso sono veramente una stronzata da fare. E il problema è dato dalle munizioni. Maledizione. Ok, quindi non credo che avremmo problemi. Spero. Solitamente quando è così. Non dovrebbe essere troppo problematico in realtà. Un frammento di mappa. Avrei preferito qualcos'altro, ma va bene anche il frammento di mappa. Tanto non la completeremo perché chissà quanti me ne sono persi. Me ne sono persi veramente un fottio di sti frammenti. Allora, non abbiamo mai combattuto in queste zone, quindi non penso che inizieremo a combattere adesso, no? Dove ci troviamo? Doc. Doc, che sta succedendo? Come cazzo abbiamo fatto a raggiungere il Doc, scusate? Devo trovare il modo di invertire il processo se voglio fermarlo. Aspetta, sono le vasche quelle lì, quindi mi sa che dobbiamo riammazzare quelli che spuntano da dentro le vasche. Ho questa sensazione. E lei ha bisogno di me. Lui. Noi stavamo lavorando a un
come spiegarla. Un modo per collegare più cervelli. Internet? Per condividere tutto a livello elettrochimico. Emozioni, memoria, percezione, tutto. E subito. Beh. Una cosa magnifica. Le implicazioni in psicologia, nella farmaceutica, sulla coscienza stessa. Ma dice sul serio? Questo è un incubo, cazzo. Un grossissimo incubo. Perfetto. Specie con un soggetto così instabile. Ottimo. Quindi il suo collega è uno psicopatico. E noi siamo dentro la sua testa. Non proprio, no. Noi tutti contribuiamo in qualche modo. Infetto? Un amico che influisce in modo cosciente. Lei lo conosce bene. Che cosa vuole? Vede, è solo una teoria, ma io credo che ci voglia morti. Ma davvero? Ma cosa gliel'ha fatto intuire? Comunque sì, cioè è un cervello, cioè secondo me siamo proprio all'interno della testa, altro che storia. Dottore. Che storoso. Diario di Sebastian Castellanos, giugno 2009, stamattina abbiamo portato Lily al suo primo giorno di asilo nido, una bambina coraggiosa e starà bene, gli ultimi 3 anni di Emilia sono stati faticosi, che Dio la benedica, crescere una bambina e un lavoro a tempo pieno, ora potrà godersi un po' di meditato riposo, e con riposo intendo dire che tornerà al dipartimento persone scomparse. Beh, forse è più bello ritornare a lavorare che badare i figli, cioè sta a dire questo? Sembra che le sparizioni siano aumentate, se non risolviamo la cosa in fretta non rimarrà più nessuno a investigare, spariremo proprio tutti. Ho esagerato ovviamente, ma sta succedendo qualcosa a Crimson City che deve essere fermato, e ci penserà Miria, è molto brava nel suo lavoro e non vedo l'ora di tornare a farlo. E beh, se stai recluso in casa, cioè stai che dopo un po' ti rompi i coglioni, eh? Per carità, cresciuto il figlio, la figlia. Nota laboratorio di ricerca, soggetto numero 18, collegamento stabilito, inizio procedura, onde cerebrali anomale, arresto cardiaco, morte cerebrale, sono tutti così? Sì? Tutti in questo modo? Soggetto numero 23, onde cerebrali anomale, accelerazione battito cardiaco e respirazione, pressione e temperatura in aumento. Riprende coscienza, stabilizzazione dei segni vitali. Finalmente il soggetto numero 23 ce l'ha fatta. Ok. È riuscito a collegarsi, si è ripreso e non è morto male. Che sia Rubik, che sia Leslie, uno dei due secondo me. O noi. Perché a sto punto... Che merda è sto schifo? Che cazzo, ma mi puoi mettere di correre in questo modo che non si vede una sega? Corri, che intanto non si vede quello che cazzo stiamo a fare, quindi tu corri, fregatene di tutto e di più, corri. Come se una porta potesse bastare a fermare sto coso. Salve, che ci fa lei lì? Quindi? È durato un cazzo sto capitolo. Un attimo, quanto ci siamo stati? Meno di mezz'ora, va bene, dai. Ok. Iniziamo a sovrascrivere gli altri capitoli. Continuiamo a giocare ancora un pochettino, che ne so. C'è sta un'altra mezz'oretta di live, dai. Vediamo che riusciamo a fare. Ovviamente il fine capitolo è proprio per sflasharti da un punto a un altro e non farti capire una sega. Stanno dando la caccia alle streghe? Siamo in un campo di girasoli con della gente che ha delle torce in mano. Ci hanno dato fuoco? Mi dica. Quelli erano i ricordi di qualcun altro.
È probabilmente di qualche strega. Dalle urla sembrava una bambina in realtà. Non possiamo correre. L'inquadratura è un po' diversa. Ecco. No, no, tutto a posto, si figuri, tutto tranquillo, non si preoccupi. Da quanto tempo è che stiamo qui? Perché? Ma chi è? Mi scusi. Salve? C'è qualcuno? Ma perché deve fare in questo modo? Ma io non lo voglio disturbo, volevo capire. Vabbè. Io non stavo disturbando nessuno. Eh no, abbiamo fatto un incubo probabilmente. Non l'ha visto? Tieni premuto cosa? Non vedo una sega. È Lashley? Ok. Ah, devo andare lì. Devo andare all'interno della faccia, ma non abbiamo chiavi, vero? La butto lì. Zero chiavi e zero roba da prendere. Che merda. A livello di potenziamenti non posso aprire nemmeno la porta. Fammi indovinare, non mi posso potenziare nemmeno di qua, è tutto chiuso, vero? No, in realtà di qua. Cioè, perché ogni tanto sta porta qua è chiusa? Che cazzo di senso c'ha? 10.000 punticini, che possiamo fare con 10.000 punticini? Salute, ce l'abbiamo al massimo. Qua ci serve 30.000 per il recupero della siringa. Danno corpo a corpo. Portiamo a 5 fa 240%, ma è che sia tutto sto granché. Lo scatto massimo ci potrebbe tornare utile. Potenziare la pistola secondo me non c'ha minimamente senso. Potrei anche aumentare il numero dei dardi, ma non ce li abbiamo i dardi. Non ci abbiamo nulla in realtà. Potrei aumentare ulteriormente i danni che fanno ste robe. Anche questo che va a aumentare un minimo i danni non sarebbe male in realtà, però abbastanza relativo. Senti, va, aumento un minimo lo scatto, che qualche secondino in più di scatto adesso ci fa comodo, soprattutto che non abbiamo munizioni, quindi vai, corri un po' di più. Abbiamo pure una sola siringa. Li stiamo messi veramente male, tanto tanto male. Ok. Quindi? Che succede? Ha visto un fantasma? No, no. In realtà no. Qua che abbiamo? Incendio alla tenuta. Bambini vittime dell'incendio. La figlia è grave. Dove erano i genitori? I bambini giocavano nel granello della tenuta dei Victoriano. Nella tenuta dei Victoriano, andata in fiamme, la maggiore di 17 anni è in coma, le cause dell'incendio restano da stabilire. Andiamo in una zona dove si incendia il mondo e più? Questa è la nostra strada. C'è un piccione. Salve piccione. Ovviamente non possiamo correre e lì abbiamo un girasole. Ma chi è che parla? A parte non mi sto muovendo io. Salve. Io non. Non capisco dove cazzo ci stanno sflashando. Capisco solo che siamo nella merda perché siamo senza munizioni. Qua dentro queste botti, queste casse non ci poteva stare qualcosa, no? Cioè nemmeno una siringa per dire te, almeno te curi, no? Niente, zero. Guarda, solamente un po' di gel, ma non mi serve per il momento il gel. Oh, un po' di roba, dai.
Almeno abbiamo un caricatore del fucile a pompa. E uno della pistola, ma è comunque veramente poco. Considerando tutte le risorse che abbiamo speso finora. Frammento di mappa. Ok. Il 14 e il 15 li abbiamo presi sicuro. Gli altri adesso non mi ricordo fino a che numero eravamo arrivati prima. Per un secondo mi era sempre andata la cassaforte. Siringhetta, buona. Così nel caso ci curiamo se serve. Nient'altro? A parte Ehi, qualche uccellaccio qui e là. ci ha visto quella casa. Davvero? L'abbiamo già vista sta casa? La dobbiamo rivedere per forza? Non ci sono mai stato prima, ma... No? Ci siamo mai stati? Ci abbiamo dei ricordi un po' strani allora, eh?